Buongiorno, sono in giro dalle 8:30 più o meno, 8:15 perché ho accompagnato Vale a lavoro, ieri sera ha dormito da me. Nel weekly mi sono resa conto di non essere stata particolarmente dettagliata e ho spiegato le cose un po' a caso. Ieri mi è successo un imprevisto per cui non ho neanche potuto vloggare, però era un imprevisto positivo, cioè per una volta era un imprevisto che non ti aspetti proprio, però che ha dei suoi lati positivi, quindi è stata una bellissima giornata, anche se un pochettino mi è dispiaciuto non poter vloggare e non potervela raccontare adesso, ma tempo al tempo e saprete tutto, non c'entra niente con il canale, è proprio una cosa della vita, ma vi spiegherò tutto. Quindi vabbè, stamattina l'ho accompagnata a lavoro e poi la vado a riprendere verso mezzogiorno, anche perché ormai era scomodo tornare fino a casa sua a recuperare la sua macchina, eravamo in giro con la mia, quindi abbiamo fatto così, almeno ne ho approfittato anch'io per svegliarmi abbastanza presto e combinare qualcosina, perché in questi giorni con il caldo trovo che la mattina presto e la sera tardi siano i momenti migliori per fare qualsiasi cosa, perché altrimenti non so se è il caldo, è la mia pressione bassa, è il fatto che comunque sono più stanca del solito, ma di giorno dormirei tutto il tempo, non riesco a combinare molto. E adesso sono ferma qua davanti a Pittarello perché ieri sono iniziati i saldi, infatti ho fatto anche un pochettino di danni già ieri, poi ve li farò vedere se riesco più tardi. E qui c'erano un paio di sandali barra stivaletti, cioè un paio di scarpe strane che volevo da un po' di tempo e quindi aspettavo i saldi per venirle a prendere. Quindi prima tappa che vedete voi, ma in realtà non è la prima tappa della mattinata perché ho già anche fatto la spesa, è Pittarello. Insomma, quando ci sono i saldi bisogna iniziare a girare, secondo me, e scovare le super offerte che come al solito i primi giorni non ci saranno. E perciò alla fine stasera dirò, ma questi saldi mi hanno un po' delusa. Queste scarpe mi piacciono sempre da vedere sugli altri, ma quando le indosso io non mi piacciono mai per niente, ma proprio mai, non so perché, sugli altri le adoro. Sarò stata dentro almeno 20 minuti a provare paia di scarpe, come al solito la macchina non si apre. Comunque ne avrò provate tantissime, non sono riuscita a trovarne nessuna che mi piacesse, comunque che mi convincesse al 100%. Mamma mia, è già diventato un forno in mezz'ora. Mamma, si vede che non era ancora il momento di acquistarle, anche perché non c'erano dei super saldi. C'era massimo il 30% su alcuni articoli, ma il 50% non l'ho visto da nessuna parte. 20, 30, non di più. Adesso devo andare assolutamente da OVS a vedere se è arrivata la nuova collezione di Essence. Questa è una frase che dico veramente tantissimo nei vlog, me ne rendo conto, ma è perché OVS quest'anno ha fatto tantissime collezioni che mi piacciono. In questa, per esempio, ci sono una sorta di spazzola che praticamente si passa sui capelli e dovrebbe farli poi mossi. Quindi sto aspettando che esca e non l'avevo ancora trovata. E in più ho finito il mio balsamo per le cuticole, infatti cioè, non l'ho messo per 2 sere e ho già una situazione devastante, quindi almeno con quello devo uscire e poi vabbè saranno iniziati anche lì i saldi e quindi voglio vedere se trovo qualche costume Maui un po' in sconto. Volevo anche farmi un giro nella via principale perché volevo andare da Tezenis più che altro e da Telly, però praticamente c'è un delirio, ci sono pochissimi parcheggi. Perché in questi giorni hanno fatto la 24 ore di calcetto, e quindi di calcetto, sì, perché era calcio a 5, e quindi hanno allestito campi da calcio ovunque, occupando anche i parcheggi. Perciò mi sa che rimanderò alla prossima settimana. C'è qualcosa in questo che non mi convince proprio per niente, ma. No, mi piaceva tanto perché aveva le palme, ma alla fine mi sa che desisto. Sono contentissima di aver trovato questo a 5 euro, che è il pezzo sotto bianco, semplicissimo, fatto così, con i laccettini qua sui lati, quindi di quelli che stanno anche comodi, e mi sa che questo qui diventa mio, 5 euro, e almeno lo posso abbinare a tutto perché non ne ho bianchi. Poi c'era questo qui di OVS bellissimo con sopra tutti gli ananas, ma purtroppo non c'è la mia taglia, c'è una quarta. Questo mi convince decisamente di più, mi calza bene secondo me. È una seconda e questo non è di Maui, è di OVS, però mi piace che sia a stampa militare.
E poi mi entra la seconda, quindi è una gran cosa. Alla fine ho preso solo il pezzo sopra del costume militare, che secondo me era bello, e il pezzo sotto quello bianco. Invece da Essence non è arrivata la nuova collezione, hanno messo fuori il, diciamo, tutti i prodotti quelli che scontano in questo periodo, e per di più è completamente finita, cioè rasa al suolo, non ce n'è neanche più l'ombra, la mia cremina per le cuticole. Quindi adesso vado a vedere nell'altro VS in statale, sperando che ci sia, e anche da scarpe scarpe. Poi mi do una mossa, perché sennò finisce che Vale è lì fuori ad aspettarmi e io non sono ancora arrivata a prenderla. Cremina per cuticole trovata, meno male, così mi ha salvato abbastanza la vita, nel senso che a me si seccano tantissimo. Qui addirittura non c'era ancora fuori la Brit Tea, che penso sia uscita in primavera, proprio della nuova collezione neanche l'ombra. E adesso corro a prendere Vale, che sono già super in ritardo. Per me lo yogurt con il muesli alla frutta mista e le praline, sì, si chiamano praline di cioccolato bianco, e lei invece ha le praline sotto e sopra il muesli, quello col miele e le mandorle. E cereali. No, era mandorle. Non l'ho mai mangiato la prima volta. Stiamo andando a recuperare la macchina di Vale, sono riuscita a trovare un elastico per legarmi i capelli, devo tenermelo in borsa d'ora in poi perché fa veramente troppo caldo. Stavo leggendo ieri che è l'estate più calda che ha fatto negli ultimi 12 anni, cioè era dal 2003 che non faceva così caldo, parlo qui della Valle d'Aosta, anche se devo dire che in tante mi avete detto che l'anno scorso ha fatto brutto anche da voi, qui è stato pessimo. Praticamente ha fatto caldo 2 settimane, esagerando, però così caldo, cioè da esserci 36 gradi al pomeriggio, è veramente eccessivo. Cioè, ti fa quasi, 36. Sì, ti fa quasi rimpiangere l'inverno alla fine. E adesso appunto porto Vale alla macchina, così lei poi va a lavoro anche sto pomeriggio, e io non ho più intenzione di uscire di casa fino a che non sarà questa sera, che abbiamo una cena tra l'altro, quindi dovrò uscire per forza. Però tipo alle 6:30, 7 qua si inizia a ragionare, si alza un bel po' di vento e come cala il sole si sta bene, la notte sono sempre riuscita a dormire. Questa è l'unica cosa positiva della valle. Non sanno più dove mettersi neanche loro, stanno morendo di caldo e qui non ci sono piastrelle. Di solito mi lamento che si sente il vento nelle riprese, adesso se sentite il vento è perché mi sono creato una super corrente d'aria qua in casa, in modo che poi mi sdraio nel letto e provo a riposare ancora un po'. Prima di fare quello però, quindi prima di collassare sul letto, voglio farvi vedere le cose che ho comprato ieri con il primo giro di saldi. Non ho avuto moltissimo tempo perché appunto ero in giro a fare altro, mi sono solo fermata un paio d'ore alle gru a Torino, ma forse un paio d'ore è eccessivo. Comunque non c'erano neanche sto granché di saldi, come succede sempre. Il negozio dove finora ne ho visti di più è stato OVS. Comunque da Cinti ho preso queste qui, sono delle ballerine semplicissime, nere, però sono in tipo vellutino e hanno tutti questi strass qui davanti, e mi piace tanto il fatto che comunque le dita dei piedi rimangono visibili qua, cioè sono un vedo non vedo che mi fa impazzire, mi piacciono tantissimo. Queste costavano 89 e le ho pagate 69. Poi non in saldo da Bershka ho preso questa magliettina che ho già usato ieri sera, che praticamente è una magliettina nera con le frange, questa qui costava 17 euro, rimane praticamente corta e qua sulla pancia ha un diciamo una sorta di V e risale, quindi si vede l'ombelico. Comunque la indosserò al più presto in un video per farvi capire com'è fatta, perché non so se sono riuscita a descriverla. E sempre da Bershka, non in saldo, però ho preso questa collana che cerco di farvi vedere. È una collana di quelle simil dorate con tutte le piastrine. In realtà dovevo sistemarla, secondo me, prima di farvela vedere. Praticamente è fatta così, sono riuscita a sistemarla, rimane lunga e più corta qua, ha una piastrina piccolina qua e una qui, e poi appunto ha questa parte più lunga, queste perline gialle e queste perline rosa. È molto molto semplice, questa qui costava 7,99 euro e non era in saldo. Da Stradivarius invece, con i saldi, ho preso questa magliettina a 3/4 che mi piace tantissimo, più che altro per le margherite. Infatti appena sono entrata e l'ho visto, ho detto no, quella deve essere mia, e qui c'è scritto go with the flow, e l'ho pagata 7,99 invece di 9,95. Per finire ho preso questo maglioncino semplicissimo che però mi sono resa conto adesso deve essere stato già attaccato dai miei gatti, perché ha questi 3 punti di fuori.
Non so se possono essere stati loro o se non mi sono accorta in negozio, che peccato. Questo qui invece di 19,95 l'ho pagato 9,99. Però sul serio non mi ero mica resa conto che fosse rovinato. Adesso non lo so, è stato nel sacchetto, li ho appena tirati fuori. Magari era già rovinato in negozio, devo farci più attenzione con i saldi. Questo era bello perché aveva anche la manichina a tre quarti, però se poi è rovinato. Già che ero alle gru sono passata anche da MAC, visto che non ho mai modo di andarci. E ho preso la mia solita scorta di lingering, quindi delle mie matite sopracciglia che conoscete a memoria. E poi ho preso questo nuovo correttore e quest'altro che praticamente dovrebbero servire in combo. Questo qui si chiama Conceal and Correct Duo e serve proprio per le occhiaie. È fatto in questo modo: da una parte ha tutta la parte aranciata e da quest'altra invece ha una parte illuminante che in realtà non va usata come correttore perché appunto rimane gialla. Invece c'è il Prolonger Concealer, questo qui è l'NV30 ed è un colore abbastanza scuro, però vi assicuro che li abbiamo provati praticamente tutti. Credo che la maggior parte del tempo l'ho passato da MAC ed è appunto questo colore qui, quindi devo mettere questo sotto e questo sopra e dovremmo aver risolto la situazione che d'estate era peggiorata. Qui c'è qualcuno che ha apprezzato particolarmente gli acquisti. Tiffany si è sdraiato lunghissimo, invece Nio si è messo proprio sui vestiti. Ogni volta che tiro fuori dei vestiti nuovi lui si va a mettere sopra e poi non sta dormendo, lui veglia. Ero qui a letto che mi stavo riposando, ho sentito suonare il telefono ed erano quelli del supermercato, quindi quelli della cassa centrale della CIDAC, che cercavano da stamattina di contattarmi e dicevano che non prendeva il telefono. Mi fa strano, però potrebbe essere perché non ho ricevuto nessuna chiamata da questa mattina che ho sentito mia mamma ad oggi, cioè ad oggi, da questa mattina ad oggi, rendiamoci conto, il caldo mi dà in testa. Quindi può essere che non prendesse, comunque cercavano di chiamarmi per dirmi che ho dimenticato lì il bancomat. Quindi vabbè, stasera in ogni caso dovevo uscire, quindi adesso mi cambio, mi sistemo, mi faccio una doccia e passo prima a ritirarmi il bancomat. Cioè è appena arrivato, ho già rischiato di nuovo di perderlo. L'altro giorno ho trovato questo rasoio che è comodissimo perché si può appendere nella doccia. Sì, forse la posizione non è la migliore, rovina un po' il tutto, però praticamente si chiama Intuition, sì. E qua dentro ogni volta che usate il rasoio rilascia del sapone, quindi serve per idratare, o comunque non so se è sapone o una sostanza idratante, e serve per idratare la pelle mentre fate la doccia e vi passate il rasoio. Penso di essere l'unica al mondo che si asciuga i capelli con questo caldo dopo aver fatto la doccia, e penso di avervi fatto venire caldo ad avervelo detto. Comunque sono super spiaggiata stasera. Ho messo semplicemente questa canotta di Telly, i pantaloncini quelli di Bershka, che ho preso anche con le righe, bianchi a righe, e mi sono dimenticata di farveli vedere prima, mi è venuto in mente adesso, e sotto le solite infradito, queste sono le Havaianas, proprio come se dovessi andare in spiaggia. E anche i capelli li ho tirati su, li ho lavati per carità, ma li ho tirati su perché stamattina ho provato a stare con i capelli sciolti e c'è da morire, e non ho neanche messo l'eyeliner per la voglia che avevo, non so se l'avete notato, ma non ho neanche l'eyeliner. Ho ritirato il bancomat per fortuna, vediamo quanto tempo passerà tra adesso e la prossima volta che si smagnetizzerà, lo perderò da qualche parte o non so cos'altro possa succedere. Già arrivata a casa, ve l'avevo detto che stasera non sarebbe stata una serata super intensa, e sono già pronta sulla mia poltroncina. Questo qui è stato l'acquisto, lo dico di qualsiasi cosa in realtà, però veramente questo è stato uno degli acquisti migliori del mese di giugno. E niente, mi sono portata il mio iPad, ci sono i vicini che fanno, no, ma i vicini dall'altra parte in realtà, che fanno una cena, e appunto io mi sono portata l'iPad e mi guarderò una puntata di non so ancora cosa, perché ho finito tutto. Ah no, mi manca l'ultima puntata uscita di Pretty Little Liars, quindi ne approfitto a star qua fuori adesso che c'è una temperatura, saranno 28 gradi, quindi c'è comunque una temperatura alta, e poi tra un attimo inizia l'arietta fresca e si sta proprio bene poi la notte. Quindi appunto adesso io mi metto qui a guardare questo, domani non andrò in ufficio, quindi penso che questa settimana probabilmente non ci sarà il weekly, ma ci sarà il vlog di domani, visto che ho saltato il sabato ci può stare, quindi un vlog in più sicuramente, e poi magari faccio anche il weekly da martedì a venerdì, non so, fatemi sapere voi come preferite. Quindi stasera niente momento collasso collettivo, ma ci mettiamo qui a guardare una puntata di Pretty Little Liars, abbiamo deciso,
e collasseremo insieme domani sera, anche perché sarà una giornata intensa quella di domani e non so ancora se andrò in montagna, in piscina. Ho delle commissioni comunque da fare appena sveglia, quindi vi porto con me. E la sera dovrei pure uscire, ma bisogna vedere come sarò messa in base al sole e al caldo che avrò preso durante la giornata. Niente, io vi do la buonanotte, anche se non vado subito a dormire, non c'è il collasso collettivo, e ci vediamo domani. Buonanotte!